Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. È arrivato ieri, come di consueto nel pomeriggio, il bollettino sui nuovi contagi Covid-19. Nelle ultime 24 ore divulgato dal Ministero della Salute sono stati 13.574 i nuovi casi registrati su 268.750 tamponi processati, con purtroppo altre 477 vittime. Il tasso di positività è del 5,05%, mentre nella giornata precedente si attestava al 5,2%. I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto alla giornata precedente, secondo i dati del Ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 148, in totale rianimazione ci sono 2.270 persone, invece nei reparti ordinari sono ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto alla giornata precedente. L'unità di crisi della Regione Campania ha diramato ieri il bollettino di aggiornamento pandemico, dove si certificavano 1.175 nuovi positivi, di cui 105 identificati dai test antigenici rapidi. Di questi 999 asintomatici e 71 sintomatici. I tamponi del giorno sono stati 14.380, di cui 2.021 antigenici, per un tasso di incidenza pari all'8,1%. I guariti del giorno sono stati 3.101, mentre 21 i deceduti, 7 nelle ultime 72 ore e 14 in precedenza. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva sono occupati 95. Con la scarsità di dosi annunciate da Pfizer e AstraZeneca, anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne. Durante la conferenza stampa settimanale per fare il punto sull'epidemia in Italia, Arcuri ha preteso che i fornitori rispettino gli impegni che hanno sottoscritto, poiché il vaccino non è una bibita o una merendina, è l'unico antidoto per uscire da una notte che dura un anno. Arcuri afferma che l'ammanco totale è di circa 300.000 dosi. Uno stop rispetto al 15 gennaio, che vedeva l'Italia in pole position per la somministrazione dei vaccini. I dati non mentono: dall'inizio dell'epidemia è un italiano ogni 23 si è contagiato, e grazie alle misure di contenimento che la curva resta stabile. Il taglio del 20% delle dosi annunciato da Moderna spinge Arcuri a fissare un obiettivo strategico anche per l'Italia, ovvero avere una rete di ricerca e sviluppo migliore di quella precedente, in grado anche di arrivare a produrre un livello accettabile di vaccini e farmaci idonei a contrastare il Covid-19. L'Italia ad ogni modo continuerà a sostenere un'azione comune europea. Secondo giorno ieri di consultazioni al Quirinale, che aveva visto precedentemente Italia Viva e PD andare dal presidente Mattarella, è rimasto il gelo tra i partiti, soprattutto sul futuro premier. L'idea è arrivata anche da Emma Bonino: magari fosse incaricata una donna come premier, il paese cambierebbe simbolicamente e sostanzialmente, credo. Ovvio che non basta essere donne per essere migliori, anche se gli uomini l'hanno sempre pensato di se stessi. L'ultimo aggiornamento invece della curva pandemica in terra di lavoro, come pubblicato all'ASLA di Caserta nel consueto bollettino pandemico, registra nella giornata di venerdì 29 gennaio 190 nuovi positivi al tampone per il Covid-19, a cui si aggiungono 183 persone guarite e 8 decedute. I test processati sono stati 2.052, per un tasso di incidenza del 9,2% in risalita rispetto alle giornate precedenti. Maddaloni rimane in cima per numero di casi attivi con 248, seguita da Marcianise con 155 e Caserta con 145. Dopo la vittoria e l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, che si terranno allo stadio Diego Armando Maradona il 3 febbraio e a Bergamo il 10, quindi contro la temibile Atalanta di Giampiero Gasperini, il Napoli prepara la sfida di domani, sempre allo stadio Diego Armando Maradona alle 18, contro il Parma di D'Aversa. Gattuso pensa a qualche cambio di formazione: in porta ci sarà Ospina, mentre Di Lorenzo e Mario Rui saranno i terzini, con Manolas che ritorna e Koulibaly a formare la diga centrale di difesa. Demme e Bakayoko confermatissimi al centrocampo, mentre davanti dovrebbe stringere i denti Petagna, con Lozano, Insigne e Zielinski alle sue spalle. Qualora Petagna non dovesse farcela, pronto di nuovo Lozano, falso 9, mentre negli ospiti in avanti ci saranno ancora Kuzka, Gervinho e Cornelius. È tempo di novità in casa casertana, iniziamo dalle cessioni. Già detto dell'addio di Valò, che rientra anticipatamente alla Roma dal prestito in rossoblù, un volto nuovo invece si prepara per Mister Guidi. Si tratta dell'attaccante Sebastiano Longo, classe 98, che arriva dal Parma a titolo definitivo, con un accordo che prevede il prossimo giugno un'opzione per un rinnovo biennale. Sono contentissimo di approdare in una piazza blasonata, commenta Longo al suo arrivo. Ho scelto Caserta perché so di trovare una realtà importante, una società
sana, che ha tanta voglia di lavorare in vista del futuro. Ho guardato diverse partite dei Falchetti e mi hanno colpito le idee di gioco che il mister è riuscito a trasmettere alla squadra. Ho tanta voglia di dare il mio contributo a questo gruppo. Intanto, ieri in conferenza stampa, mister Guidi ha presentato la sfida di oggi alle 17:30 della Casertana impegnata in casa del Foggia, quindi una partita molto complicata. Andiamo ad ascoltare le parole del mister. È una partita molto molto difficile, perché il Foggia ha la capacità di far giocare male le squadre che affronta, perché è una delle squadre che gioca con più intensità e tra virgolette con più furore agonistico, un giocatore con una squadra che fa una fase difensiva molto molto buona. È squadra, tutti corrono d'insieme, insomma è una squadra difficile da affrontare, e l'abbiamo visto nella partita d'andata, dove molte volte mi avete sentito dire che è stata la nostra peggior partita. Ci sono tantissimi demeriti nostri, ma chiaramente quando fai quelle tipi di prestazioni ci sono anche la bravura degli avversari, perché non ti fanno esprimere quello che vuoi fare in campo. Quindi sappiamo delle difficoltà che incontreremo, e sappiamo che dobbiamo riuscire a mettere la partita su quelle che sono più le nostre caratteristiche piuttosto che le loro. Se venisse fuori una partita sporca, difficilmente riusciremo a venire fuori con un risultato positivo. Allo stesso tempo, se riusciamo a giocare bene tecnicamente, allora la partita è più su quelle che sono le nostre qualità ed è più facile arrivare a un risultato. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento da qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.